Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska, secondo quaderno. Canterò in eterno la misericordia del Signore, la misericordia divina nella mia anima. Paragrafi 794-801. Oggi parto per Pradnik, che è nei dintorni di Cracovia. Vado a curarmi e debbo restarvi 3 mesi. Mi sistema colà il grande ed amorevole interessamento dei superiori, e specialmente della nostra amata Madre Generale, che ha tanta sollecitudine per le suore ammalate. Ho accettato questa grazia della cura, ma mi affido completamente alla volontà di Dio. Faccia Dio di me quello che vuole. Non desidero altro se non fare la sua santa volontà. Mi unisco alla Madonna e abbandono Nazareth per andare a Betlemme, dove trascorrerò le feste del Santo Natale fra estranei, ma con Gesù, Maria e Giuseppe, poiché questa è la volontà di Dio. Cerco di compiere in tutto la volontà di Dio. Non desidero maggiormente la guarigione che la morte. Mi sono affidata totalmente alla sua infinita misericordia. E come una piccola bimba vivo nella massima tranquillità. Procuro soltanto che il mio amore per lui sia sempre più profondo e più puro, per essere la delizia del suo sguardo divino. Il Signore mi ha detto di recitare questa coroncina per 9 giorni prima della festa della misericordia. La novena deve cominciare il venerdì santo. Durante questa novena elargirò alle anime grazie di ogni genere. Quando fui presa da un po' di timore per dover rimanere così a lungo sola fuori dalla congregazione, Gesù mi disse: «Non sarai sola, poiché io sono con te sempre e dovunque. Accanto al mio cuore non aver paura di nulla. Sono io stesso che ho provocato la tua partenza. Sappi che il mio occhio controlla con grande attenzione ogni movimento del tuo cuore. Ti trasferisco in quel luogo isolato per poter io solo plasmare il tuo cuore secondo le mie intenzioni per il futuro. Di che cosa hai paura? Se sei con me, chi oserà toccarti? Però sono enormemente contento, figlia mia, che tu mi confidi i tuoi timori. Parlami di tutto così semplicemente dalla buona, mi procurerai una grande soddisfazione. Io ti comprendo, poiché sono Dio e uomo. Questo linguaggio semplice del tuo cuore mi è più gradito degli inni composti appositamente per onorarmi. Sappi, figlia mia, che più il tuo linguaggio è semplice, più riesci ad attirarmi verso di te. Ed ora sta tranquilla accanto al mio cuore. Deponi la penna e preparati a partire. 9 dicembre 1936. Questa mattina sono partita per Pradnik. Mi ha accompagnata Suor Crisostoma. Ho una cameretta per conto mio. Assomiglio in tutto ad una carmelitana. Dopo che è partita Suor Crisostoma e sono rimasta sola, mi sono immersa nella preghiera, affidandomi alla speciale protezione della Madonna. Essa sola è sempre con me, ed essa, come una buona madre,
segue tutte le mie vicende ed i miei sforzi. All'improvviso vidi Gesù che mi disse: «Sta tranquilla, bambina mia. Vedi che non sei sola. Il mio cuore veglia su di te». Gesù mi ha dato tanta forza nei riguardi di una certa persona. Sento la forza nell'anima. Un principio morale. Quando non si sa che cosa sia meglio fare, occorre riflettere, esaminare la cosa e chiedere consiglio, poiché non è lecito agire nel dubbio della coscienza. Nell'incertezza dire a se stessi: «Qualunque cosa farò sarà ben fatta. Ho l'intenzione di farla bene». Dio accetta quello che noi consideriamo buono. Questo Dio lo accetta e lo considera buono. Non abbattersi se, passato il tempo, ciò che abbiamo fatto non si dimostra buono. Il Signore Dio guarda l'intenzione con la quale cominciamo e, secondo questa, darà la ricompensa. Questo è un principio al quale dobbiamo attenerci. Anche oggi sono andata a fare una breve visita al Signore prima di coricarmi. Il mio spirito si è immerso in Lui come nell'unico mio tesoro. Il mio cuore ha riposato un momento vicino al cuore del mio sposo. Sono stata illuminata su come comportarmi con le persone che mi stanno attorno e sono tornata alla mia solitudine. Il medico mi ha circondato con le sue premure. Vedo attorno a me dei cuori ben disposti. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore